Amici carissimi di Neto Gazzurro e Meteo Brollo, buona domenica a tutti. Una domenica che sembra ancora una volta in compagnia della nebbia diffusa persistente, anche se potrebbe essere che in alcuni frangenti della giornata questa nebbia possa dissolversi grazie al sole che possa appunto far capolino, ma essenzialmente sarà una giornata come ieri, come l'altro ieri e gli ultimi giorni. Insiste ancora un'alta pressione abbastanza livellata che favorisce inversioni termiche e quindi situazioni nebbiose persistenti e anche molto forti in alcune zone. Ovviamente anche oggi temperature minime molto basse, con estese ghiacciate al suolo anche sulle zone costiere, una giornata che si preannuncia comunque di stampo gelido. Ma attenzione, perché qualcosa sta cambiando. Sul bordo orientale di questa alta pressione, che si va estremizzando verso latitudini scandinave, cominciano ad affluire le prime correnti fredde balcaniche di estrazione artico-siberiana. Una situazione che via via si farà più intensa, più performante e naturalmente più fredda. Questo perché questo sbilanciamento da una parte, il riscaldamento stratosferico dall'altra, stanno creando appunto le condizioni per portare un cambio di situazione climatica via via sempre più invernale. Quindi cominceremo già da domani con un primo dissolvimento delle nebbie verso metà giornata, verso la sera, quindi dovremo anche salvare parzialmente la serata dell'ultimo dell'anno, però attenzione che cominceranno a fluire correnti più secche di estrazione baicaliche, quindi di bora o grecale, via via più fredde, ma naturalmente anche più stabili. Inizialmente queste correnti più secche e fredde convoglieranno perturbazioni in discesa dal nord di questo anticiclone, diciamo ancora abbastanza esteso, e colpiranno il frangente tra le regioni centrali e meridionali a sonde nevicate anche a zone interessanti. E poi tra il 3 e il 5 di gennaio, salvo altre conferme, sarà la volta anche del nostro territorio, che non verrà spazzato a buffet di neve come qualcuno sta dicendo, ma porterà un sensibile calo termico, un'apprezzabile ventilazione molto fredda di grecale, con conseguente miglioramento delle condizioni del clima e anche dell'aria, ma naturalmente con cieli tersi. Le nevicate sono previste anche sulle zone costiere dall'Emilia Romagna verso il meridione. Questo in sintesi sembra il cambiamento. Staremo a vedere come si comporterà da domani. Nuove novità.